questo punto mi do la parola per due parole di video, perché mi sembra opportuno chiaramente introdurre Davide Longoni. Davide Longoni per molti di voi non ha bisogno di presentazioni, è un poeta tradotto in vari paesi del mondo, è molto noto anche per svariate emittenti televisive, ha scritto versi per alcuni tra i più noti editori italiani, pubblico scriviste e spazi di settore. Dopo gli studi in lettere a Bologna con Lezione Mondi, ha fondato il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università del Sinia. Drammaturgo e narratore, tra le altre cose, ha vinto importanti premi letterari di rilevanza nazionale. Si occupa anche di fotografia, se non sbaglio, è attualmente direttore del Museo di Fotografia, presidente, mi permetto, del Museo di Fotografia Contemporanea di Civisa del Bassano. Tra le produzioni politiche pubblicate, non possiamo non citare, dato che è quella che va in causa direttamente questa sera, Nell'arte vivendo, anche perché proprio in questo volume di libro di Vera Marietti nel 2012 sono confluiti i versi letti ancora in edizione di Tempo, Bergamo nel 2006, dedicati al ricordo tormentato del sodalizio artistico romano che aveva legato la zona di Castello del Capoferri, proiettati in una notte della tarda vita del pittore, ormai nata per sempre da Bergamo nell'epoca dello spirito di Loreto. Siamo dunque felici di tornare a sentire e leggere le parole delle passie e delle lettere della misericordia di Bergamo nel dettato politico di Davide Longoni, che ringraziamo per la sua presenza per noi questa sera. Grazie. Io sono ovviamente emozionato di essere qui in questo posto così autorevole a partecipare a questa festa per questo bellissimo libro. Sono anche un po' ubriacato dalla, come si dice, dalla capacità, dalla correttezza culturale, cosa significa adesso, questi dettagli meravigliosi, questa storia si capisce che ci sono dei parenti che raccomandano quello, no? L'altro che ce la fa, e la nostra che credo che confermi meglio, quando venne a Bergamo le prime volte che si trae appunto di Tarsia, e rimasto colpito quelle delle cose che mi raccontavano, si è lavorato in aula appunto questo intersettore straordinario che si dice fosse anche morto in seguito alle cose usate per fare le Tarsie, uno dei tanti misteri che accompagnano la storia dell'arte, forse per ricordarci che l'arte è un mistero, è in se stesso un mistero, perché come vado ricordando spesso in questo periodo in cui continuamente annunciano la politica, che fanno poesie e musiche come se la macchina potesse essere un artista e ci vogliono ingannare. L'arte la fanno solo gli uomini, per il verso. I cavalli non fanno arte, i carciofi non fanno arte, fanno altre cose che facciamo anche noi, ma l'arte, perché l'arte la fanno solo gli uomini. Coincide la natura dell'arte con la natura stessa della libertà di queste cose di uomo. Per questo occuparsi d'arte anche fino a questi dettagli, in questo momento storico, non è come farlo 50 anni fa, è diverso. Perché proprio l'accuratezza di queste ricerche mostra quanto l'arte sia il luogo della natura umana, mostra più chiaramente la propria irriducibilità e la propria misteriosità. Nessun algoritmo potrebbe scrivere poesie, perché il processo in cui si crea una poesia o un'opera d'arte non è raggiungibile da nessun meccanismo. Ci vogliono fregare, infatti ci fanno vedere dei quadri delle poesie fatte da algoritmi e dicono come fate a riconoscere se l'ha fatto una macchina o no, ma non è questo, non è la tradizione, il problema è il processo artistico ha dentro qualche cosa che abbiamo sentito solo in queste storie, che ha a che fare con la memoria, col corpo, con dei rapporti stranissimi di parentela, di viaggi, cose che un algoritmo non farà mai, non avrà mai. E questo ci vogliono fregare dicendo non può riconoscere se l'ha fatto una macchina o un uomo, ma non è questo il problema. Non è questo il problema, il problema è come nascono queste cose. Da quale memoria? La memoria di un uomo non è un archivio di dati, abbiamo sentito. La memoria di un uomo è un sentimento del tempo, che ci caratterizza, molto strano. Legato al sentimento del corpo, legato
siamo fatti in modo completamente diverso dalla macchina. Per questo vogliamo dire che le macchine fanno arte, perché se finché non annuncio una macchina che fa arte, non ha mai fatto l'uomo, che è il vecchio delirio, che sembra una cosa recente, ma è fatta da un momento, quindi non è che sia una grande idea di nuova. Però dico che questo tempo passerà così acutamente, precisamente, come è fatto anche attraverso le posizioni storiche, storiche, eccetera, ma non passa. Vivo della nostra epoca, è il problema principale della nostra epoca. Scusate questa premessa, ma la faccio tutti i giorni quando parlo di giro di arte, di poesia, per occuparsi di arte, di poesia, per occuparsi della fatica, stare sulla trincea, non nelle trovate. Perché oggi la battaglia è fortissima, per chiudere l'uomo a un carciofo, un algoritmo, è molto potente. È molto potente. Molto potente. Quando mi fa tutto, mi raccontava questa storia che che mi ha scolpito e comincia a scrivere, ovviamente non sapendo tutte queste cose, sono contento oggi di aver parlato di nuovo, e immaginare questa ultima notte di Lorenzo Motto a Loreto, ultima notte, e questo strano dedicarsi totalmente a Loreto, a questa specie di quasi consumazione di sé, cosa che ho letto ha creato per tutta la vita, poi alla fine sembra come un povero monaco. Forse Antonelli molti non sanno che un patrono di artisti si è cambiato a genio, che era un signore che stava in una cella e faceva dei capolavori per uno soltanto. Quindi un'idea dell'arte è completamente lontana da quello che oggi normalmente è considerata l'arte. Era uno che faceva dei capolavori, sapeva questo capolavoro, aveva visto uno, un certo monaco che stava lì nella cella. Ma il capolavoro era il capolavoro lo stesso. In quest'epoca invece che sembra dare al numero, far diventare il numero il criterio di valore, capite come fa un lavoro, sapete, lo vede solo uno e dall'altra parte completamente, cioè nella verità. E infatti Bertangelo è la parola di artista. Lorenzo Motto secondo me alla fine era arrivato allo stesso livello di Bertangelo. E infatti va al monastero e diventa monaco. Chi non capisce questa cosa sapeva fa fatica a capire l'arte, e secondo me anche Lorenzo Motto con le sue mille ore. Leggo solo qualche brano. Avvelenate dalla mia paura, poi terminata con la morte. Era così chiaro.
è stato il ramo Scalatius o il sandalo rosso il solimato, il vetriolo, il bruciato, il mercurio. Cosa ci vedevi, mescolare? Come lavorare bene? I cammelli sono nati, i cammelli di Sarbuco, il sale, sono stati loro, il sale di prima, la felice, il senato, l'olio, il soffaro, Dio, come sei morto male. Perché vieni ancora a mostrarmi le mani? Per dirmi che nella mia opera c'è un veleno. È passato tanto tempo, lo vedi, sto per raggiungerti, non ho domani. Se la notte è questa, se la notte è così chiara e oscura, se la notte che deve versarmi la tenebra, pietrifica e fatale allo sguardo, se è la maestra notte di Loreto, di dolce luna che passerà un segreto oltre le colline, ma non oltre il mio viso, se questa è la mia ora, la stessa che sta toccando il candelino addormentata a Iesi, i borghi illesi sotto di lei, che anche stanotte ridranno i fogli di siepe, i disegni dei rami protesi sugli occhi di sere, della ragazza nel sonno, i loro corpi stesi, la stanza dove entra l'odore del grano, dell'acqua, dei regani, se non la mia è la medesima, della continuazione serena dei campi nei campi, la lavorazione cieca e perfetta dei semi, istantaneo sonno dei ramani, delle belle, se è la notte del respiro che manca e del sospiro che non finisce, passando l'erba dei boschi, lasciate angeli o stanchi guardiani della mente che venga a camoferre il grande tassatore. Sarà lui l'accusatore della mia anima e della mia vita, l'estimatore di quanto ho toccato l'essenziale, o dipingendo il vento ho reso onore a niente, vanità al male. E quell'altro povero ragazzo di anima, senza sorriso, è un bambino, gridano, o a me pare, i fiori di ciliegi, i fuochi bianchi, liberato dai fiori della notte, una notte soltanto, Nicolino, si chiamava così, un nome da garzone da vicino, e certo, avanti su cuore, annoiato, il lupo solo di me, 5 minuti. A voi.
cultura davvero che ha segnato, vedevo dei volti degli estranei. Quindi io inviterei a Zoglione ancora a qualche verso a accompagnarci in qualche verso. Sì, ha fatto un bel salto, noi che facciamo il testo sappiamo, ha fatto un bel salto. Grazie a tutti voi che siete intervenuti questa sera. Grazie a tutti voi, grazie a tutti.